Amiche ed amici di Pacchino Cam News, un saluto come sempre dal vostro Ivan Sortino, che oggi 11 agosto, a pochi giorni dalla festa della nostra patrona, si trova proprio nel cuore della città, presso Piazza Vittorio Emanuele. Oggi noi aiuteremo l'amministrazione Bruno. Sì, perché dopo l'annuncio che il sindaco ha fatto pubblicamente su Facebook, dove ha aperto un conto bancario tramite PostePay, dove si invita la cittadinanza a versare qualsiasi cifra per acquistare i giochi pirotecnici, poi PostePay ricomprata, invece intestata a padre Gaetano Asta della Chiesa Madre, anche noi vogliamo contribuire con il nostro boom, il nostro salvadenaio, dove i pachinesi saranno invitati a contribuire ad inserire dei soldi, speriamo tanti, e poi tutti insieme festeggeremo giorno 15 e giorno 17 con i bellissimi fuochi pirotecnici offerti dai pachinesi. Quindi seguitemi e andiamo a cercare i soldi. Un'offerta, lei è di Pachino? No, non sono di Pachino, sono venuto in vacanza. In vacanza, sì, È la prima volta che viene in vacanza? No, è la terza volta, ecco, che vengo. Lei lo sa che per la festa della Madonna ci sono i fuochi, certo, pirotecnici. Quest'anno non ci sono, forse, però stiamo raccogliendo dei soldini per comprare i fuochi. Vuole partecipare? Va bene, come no. Oh, da dove viene, carissima? Io sono del Perù. Perù, peruviana. Perù, bello Perù. Però adesso vengo di Napoli, lavoro a Napoli. Ok, Perù. E allora, una turista, cara amministrazione bruniana, partecipa per raccogliere i soldini e quindi sperare che il giorno 15 la Madonna, ecco. Benissimo, e tutto il che può collaborare e farlo, grazie, lo deve fare, perché grazie, fa cosa buona. Anche dal Perù la solidarietà a Pachino. Bravo. I soldini. No, mi dispiace, per il sindaco non posso. Dai. Non grazie, posso, per il sindaco non posso. Guarda, glieli metto io, va bene? Glieli metto io, va bene. Bravo Gigi, collabora. Collaboriamo, okay, per il sindaco, va bene? Grazie Gigi. Collaboriamo per il sindaco. Offerta per l'amministrazione. Un euro. Bene, euro. Ah, 20 centesimi. Anche lei, ancora soldini. Raccogliamo. Tanti auguri al signor Falco. Uno su, gli stipendi uno sono, ancora tanti stipendi siamo. Ma uno sono. Niente. Ma uno natale, anzi sumo che mi una mia, che non mi fa sapere. Parliamo dei cittadini. Ma non dite queste cose, sono pagliacciate, sono. Eppure ha aperto un conto bancario alle Poste Italiane. Alle Poste Italiane. E hanno raggiunto. Perciò io non lavoro. No. Vivo una mia pensione e spazio c'è da risolverire, c'è da dare per fare la festa della Madonna. C'è a mettere. Ho posto di tenere al comune tutte queste persone che non fanno niente, per tu sei stata la mattina. 210 dipendenti, neanche a Roma ci sono. A 1000 euro al mese. Te lo fai tu il conto quando è che vino? Sono sinno che è una buona persona, bene a capo personalmente. Sì. Io è bene a casa, si gli risolvi. Un'offerta per la festa della Madonna. E uno l'ha di soldi, io cerco magari il cerco. E il sindaco ha detto che dovete metterli voi, Pachinesi. Mi andavamo a mettere, no, a mettere io, non andavamo a mettere gli altri. Sì, io affollo sono, a fare travagliare la fece barra, a fare travagliare un sindaco. Ma spettacoli qua in piazza? Non ce n'è. Come sa? Non lo so. Non ci sono, nel programma che è uscito non ci sono tanti. Non ce n'è. Cioè, chi li impoveriti sono quelli del bar, capito? Ora, non faccio tagliare il bar, non faccio tagliare un sindaco. Com'è? Ci ha parlato di volte 7.500 ci ha parlato. Com'è? A Sasso. Un'offerta per comprare i fuochi d'artificio, sindaco. Sì, sì. Oh, finalmente. Ma lo stato a Riesto, lo caffè. Oh, forza. Bravo. Un gesto. Un umano, gesto. Umano. Bravo. Se là io posso fare offerta. Compriamo, grazie. Però forse era meglio. Forse era meglio per il veleno per i topi. Bravo, perché non si può manco camminare. Alla la sera, a mezzanotte, con Mattia che è topi, con Mattia. Anche via Mulina, abbiamo messo la notizia noi. Che ci qua, sono qua sotto, qua. Proprio erano come i coniti, pare. E il calcio può ammazzare un surci. Chi si c'ha da dire, Rosin? Peter. Che un'offerta per il sindaco, per l'amministrazione comunale, che dobbiamo comprare i fuochi d'artificio. Un'offerta per il sindaco. Allora, c'è qua la fessura. Vai Peter. Un'offerta per il sindaco, per fare i fuochi d'artificio per il la 15 festa della Madonna, Pachino. Bene, grazie Peter, una bella offerta.
Ma secondo lei è giusta la festa della Madonna senza bumme? Ma vergogna essere la sua, non la mia, il cittadino. La vergogna essere la sua. Lei che ha una certa età, si ricorda un anno che non hanno sparato i bumbi? Io mai mi arruoto, però c'è una catinta, non come questo, come tu hai visto 4-5 anni è stato all'ultimo, non ce n'è stato mai. Pugni di fango, tutto, per lei può mettere da carro, io lo dico a tutti i giochi. E che mi interessa, mi dà la faccia di dire. E poi un'altra cosa, ci abbiamo qua un gabinetto pubblico. Sì. Che è una cosa importante per tutto il paese. Certo. E da persone che ci sono, forestieri e paganisti e tutto quanto. E perché è rotto? È mutiano chiuso. No, non è rotto. È mutiano chiuso. È chiuso, no, no, rotto. È mutiano chiuso per un paio di soldi. La spazzatura, stanno angugnando bastonate che stanno vedendo, magari di loro stessi si assurano. Ma che prende lui 4.000 euro al mese, ci mette lui i soldi per bombe. 3.700. E allora sono troppe. E non si prende a mese per fare. E allora non si prende in 3 mesi. E il consigliere Runza gliel'ha detto. Tanto per cominciare, devo pagare a tutti. Non vorremmo. No, non paga nessuno, non paga. Indagò, ma secondo lei è corretto che un uomo che fa per un giorno nelle serre con 10 il calore ore. 40 euro può comprare le bombe? Ma non esiste. E pago 250 euro al mese, due figli c'ho, vedi, e una moglie. Non si può. Oh, un'offertina. Io una bomba voglio dire, okay. Magari un di là. Aspetta che cambia solo. Okay. Sì, ok. C'è addirittura che cambia soldi. Ah certo, ma qua siamo tutti, bravo, tutti bravo. Cristiani, tutti cristiani. La prima banconota per il paese, ma non... Ma no, per il comune di Pachino. Per l'amministrazione. Per l'amministrazione, per il paese, okay. Di Pachino. Vai. Grazie. Prego. Speriamo di far il fuochi d'artificio belli per la festa della Madonna. Ma se facciamo meglio. No, è la verità. Io questi figli facciamo. Se uno non sa organizzare le cose, allora vabbè, ci metto io 5 euro, qual è il problema? Un'offerta per il sindaco. Per il sindaco, facciamo dare i corni, siamo andati a una testa, siamo andati, non avevo offerta, poi sindaco. Siamo andati i corni, una cagliata, siamo andati. Perché su che mangiatore ancora le lauree. Lei, mi permetto, quanti anni ha? Io, 61 anni. 61? Lei nel corso della sua vita ha visto mai la festa della Madonna senza bumme? Mai! No. Ma manco il primo! Sempre, o primo siamo c'era sempre bumme. I 21 corpi. Sì, e poi c'era un passeggio, c'era casa, c'era un passeggio, stavamo con la famiglia, che vicino, tutte cose, e poi hanno tolto tutto. Non è la festa, ma siamo me. E quando siamo a fare, ma siamo secondo me, perché sono tutto con noi. Mangia dai, tutto così. So, c'è a dire, così non la faccio, ma c'è a dire. Sono mangiatari tutti. Ma come lo vuole? Ma non vuole. Un'offerta per i fuochi d'artificio. Ma figurati, io gli metto lì 50 centesimi, quanto gli devo mettere, scusami? Anche 10 centesimi. Per comprare le bombe, perché sento cosa di non ne ha. Ma gliele dobbiamo mettere veramente? Allora, anche 5 euro sono arrivati. Poi faremo il versamento. Dai! L'ho convinto! È difficile che io do qualche centesimo, ma vabbè, dai glieli diamo, dai, per il sindaco, no, per il nostro paese, dai, ecco, via, forza, va bene, va. Una minicicciola. Ma manco chi si sparano, manco chi si. Forza, aiutiamo l'amministrazione comunale per il 15, papam. Oh, 60 croce, insomma, una bella banconota di 5 euro, no euro, euri. La inseriamo anche qui. Grazie 60 croce. Speriamo che con questi soldi, oltre a quelli che i pachinesi nella Poste Pay stanno inserendo, e possiamo fare qualcosina. Collaboriamo per il paese. Help you. Un contributo per il sindaco per comprare le bombe. Già io ho fatto il bonifico. Abbiamo fatto il versamento con la Poste Pay. Avete fatto il versamento? Certo. Quindi noi siamo a posto così, no? Chiedo venia. Posso sapere la cifra? 100 euro. Maria, grazie. La base non voglio le bombe. 10 euro. Qui. Ho fatto un incirrato. No, io guardi, so infilarla. Un esperto. Ma... Ecco. Quanto hai bisogno? 1 euro, 5 euro. 20 centesimi. Abbiamo ricevuto anche 10 centesimi. Una goccia.
riempie il mare economico. Io ho sindaco, che ha 3.000 impiegati da comune. 200 sono. 200, quelle che sono 10.000 ce ne impiegati. Qualcuno a casa? 10.000, sì, e che passeggiano tutta la piazza qua. Ma come, non lavorano? Ma non ne trovate. Invece stanno all'ufficio. Oh. All'ufficio stanno 10.000 ce ne impiegati comunali. De mezzo tutte queste operai e pigli i soldi. E fai i boom. E fai i boom e si spara. E così si spara. Si spara. C'è Chris. Grossa Chris. Lei vuole contribuire ad evitare questa Chris? Ma davvero per dammi il 5 euro. Dove ce l'ha l'autorizzazione comunale? Come facciamo a sapere che lei è veramente un emissario, guardi, del comunale? Si fidano in 12.400 che saluto su Facebook. Non si fida lei? Su Facebook? Cioè lei mi sta facendo andare su Facebook? Peggio, su YouTube. Non voglio. Come non vuole? È del PD, signora? Non mi metta! Che minore. Allora, la signora partecipa, l'abbiamo convinta? Con i suoi soldi. Sicuramente. Che lei ce l'ha il chilo, sicuramente. C'è i soldi. Grazie, da dove venite? Torino. Salutiamo tutti quelli che ci guardano da Torino, sperando che la festa della Madonna, insomma, abbia i giochi pirotecnici che gli spettano. Gesto. Bravo. Complimenti per l'anello, signor Papa. Grazie. Ha visto? Falco sta facendo un'offerta. Regilire. No. Tanto volete, regilire tutti. E manco vi rugni perché manco ci volete. Ma così. Niente, avevamo tentato anche di cilire, niente. Bene amiche ed amici di Pachino Cam News, siamo all'epilogo di questo pomeriggio dove personalmente mi sono impegnato insieme al mio fidato Corrado a cercare soldi ai pachinesi per i giochi pirotecnici e quindi grazie al coltello prestatomi qui da Bar del Centro andiamo a vedere quanti soldi abbiamo raccolto in poche ore. Ecco qua, sono 10, 15, 20, 22, 23, 2, 4, 6, 8, 24, 25, bene, abbiamo raccolto circa 27 euro, ovviamente questi soldi non andranno per i giochi pirotecnici perché io non voglio, ma invece li portiamo alla casa famiglia che si trova sita sulla Pachino Balzamemi. Seguiteci. Bene amiche ed amici, siamo arrivati qui nella casa famiglia che si trova in contrada Camporreale, se non erro, sulla Pachino Balzamemi. Suoniamo e c'è? Ivan Sortino, Pachino Cam News. Sì, salve. Piacere Ivan Sortino. Ciao, scusa, mi stavo cucinando. No, non è un problema, prego. Allora, sì, ditemi. Noi abbiamo raccolto dei soldi in Piazza Ettore Emanuele dei Pachinesi, dove li invitavamo per collaborare per comprare i fuochi pirotecnici per la festa della Madonna. Però poi alla fine io ho pensato invece di donare l'intero ricavato per voi, per la casa famiglia, sono circa 30 euro e questa è proprio la bomba che abbiamo raccolto i soldi e quindi questo è offerto per noi e per voi. Per va bene, pacchini. Io l'accetto con tante grazie a nome della comunità, è un vero piacere comunque che la comunità di Pochino si interessi anche a noi. Ok. Va bene, scusatemi, purtroppo non può entrare se non c'è un permesso. Certo. Da parte dei responsabili. A noi l'importante è che davamo questo denaro a voi per qualcosa veramente di importante e di serio. La saluto. Grazie tanto a nome della comunità. Di nulla. Ok, di grazie nulla. Ancora. Buona bene, serata. Da Pachino Cam News è tutto, missione compiuta. Grazie Pachinesi per questi soldini che sono andati alla casa famiglia. Da Ivan Sortino è tutto, ciao, alla prossima.